Allora, la preghiera è una breve invocazione allo Spirito Santo, perché quando abbiamo pensato al tema di oggi e abbiamo immaginato che chissà quanta invocazione allo Spirito da parte delle congregazioni che oggi ci narreranno la loro esperienza, perché facesse quel miracolo che Papa Francesco continua a dire che fa solo lo Spirito, di mettere in armonia le diversità, no? E qui le diversità dei carismi che sono state messe in armonia per opera dello Spirito e sono diventate un germoglio fecondo, no? Fecondo di bene per tutti. Lo invochiamo ancora sulle comunità di cui ascolteremo le esperienze. Lo invochiamo anche su tutte noi che partecipiamo, perché sia l'occasione per sentirci provocate anche su questo. E non possiamo sentirci fuori dalla storia che viviamo, e quindi lo invochiamo come spirito di pace, soprattutto sul mondo che sappiamo in questo momento, e non solo in questo momento, di nuovo così colpito dalla violenza, dalle minacce della guerra. E lo invochiamo anche sulla nostra Italia. Siamo in attesa della elezione del Presidente della Repubblica, non è qualcosa che ci può disinteressare. Parleremo di noi oggi, delle nostre esperienze, ma ci sentiamo profondamente anche cittadine che abitano questa terra, che sono nate la maggioranza in questa terra, penso alle nostre congregazioni, e quindi si sentono coinvolte in questo evento. Vi condivido la preghiera. L'invocazione allo Spirito è quella che nelle nostre chiese, quei gruppi sinodali, saremo invitate a pregare più volte, e l'invocazione antica, un po' ridotta nel contenuto, che il Concilio Vaticano II aveva rilanciato, no? Si leggeva all'inizio di ogni sessione. Ecco, quindi con semplicità io la leggo ad alta voce a nome di tutti e ci uniamo, vi condivido il testo. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare. Mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia. Non ci faccia sviare l'ignoranza. Non ci renda parziali l'umana simpatia. Perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a te che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lascio allora Sor Pierina adesso di introdurci nel lavoro di oggi, mentre saluto ancora tutte, a nome anche di Suor Rosanna, che è assente per altri impegni, ma che c'è ovviamente qui con voi e con noi. Grazie Pierina, a te il microfono. Ok, allora grazie anche di questa preghiera e di questa introduzione orante. Bene, anch'io saluto tutte indistintamente, dico anche bentornate, bentrovate, perché siamo oggi al nostro terzo incontro nel percorso formativo che è stato proposto dall'USMI per questo anno pastorale. Ci ricordiamo bene che il tema generale è da una mentalità individualista a una mentalità comunionale, esercitarsi nella sinodalità. Quindi diciamo che il sottofondo di tutte le relazioni, anche delle testimonianze di oggi, è proprio questo esercitarsi, esercizio di sinodalità. Così, giusto per fare un po' di memoria, nel primo nostro incontro di ottobre abbiamo riflettuto su come decifrare le caratteristiche della mentalità individualista, tanto forte e dilagante nel nostro mondo, nel nostro tempo. Nel secondo incontro, quello di novembre, abbiamo riflettuto su come questa mentalità, purtroppo, sia penetrata anche nel mondo della vita religiosa, cioè di come anche noi religiosi, in fondo, siamo non solo toccate da questa mentalità,
ma siamo anche immerse in questo individualismo. E quindi così la relatrice che ci ha accompagnato ci ha aiutato a vedere come mettere in atto l'arte, proprio l'arte di contrastare questa mentalità. Bene, oggi desideriamo dare spazio ad alcune testimonianze di vissuti che rivelano il desiderio, la ricerca e anche la messa in atto di alcune esperienze intercongregazionali che in qualche modo ci mostrano un cammino di comunione e di vita e di missione proprio dentro l'intercongregazionalità. Cioè ascolteremo delle esperienze dove possiamo toccare con mano, ecco, l'esercizio quotidiano della sinodalità, proprio dai volti diversi dentro alla vita religiosa. Quindi congregazioni di fondazioni diverse, di esperienze diverse di vita, di spiritualità, eccetera, di carismi, e che comunque, ecco, vivono insieme e anche realizzano una missione nella Chiesa insieme. Bene, allora le nostre relatrici di oggi pomeriggio sono Madre Simona Pigozzi, Suor Rosario Bolanos Medina, che tutti conosciamo o tante di noi conoscono come Suor Charo, e Suor Eleia Scariot. Allora, iniziamo con Madre Simona. Allora, Madre Simona è una giovane superiora generale. È superiora della Congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia di Castelletto sul Garda dal 2018. Da giovane religiosa si è occupata della formazione delle novizie e delle postulanti e poi in seguito ha svolto il servizio di superiora regionale per le comunità dell'Italia della sua congregazione. Quindi ha vissuto prevalentemente nel mondo della formazione e del servizio di autorità. Bene, poi il resto ce lo racconterà lei stessa nella sua testimonianza. Poi, nello spazio di dialogo che seguirà le testimonianze di tutte e tre le relatrici, avremo l'opportunità di esprimere delle considerazioni, di fare delle domande. Comunque abbiamo lo spazio di un dialogo con le relatrici, che ci aiuterà anche a entrare meglio e a comprendere meglio l'esperienza di cui ci fanno partecipi. Allora, a Madre Simona la parola. Allora, Madre grazie. Simona, poi, ecco, benissimo, grazie. Grazie di cuore. Ringrazio di questa possibilità, è un dono, penso, per me e per la realtà, la comunità intercongregazionale di Norcia, di cui vorrei parlarvi oggi. Penso, e dispiace, spero che non siano tante, quelle che mi hanno potuta sentire all'Assemblea Nazionale dell'USMI, perché più o meno la realtà è quella. Si parlerà della stessa comunità, quindi più o meno racconterò le stesse cose. Si parlerà, sì, di intercongregazionalità, di sinodalità, di cammino vissuto insieme da quattro congregazioni religiose appartenenti al movimento delle religiose francescane, il Morefra. E siccome mi hanno dato 20 minuti, giusto? Allora io leggerei, se siete contente, così non mi dilungo e non mi perdo in lunghi silenzi. E partirei da un passaggio della lettera di Papa Francesco ai consacrati del 2014, che mi sembra che sia molto significativa per un discorso di intercongregazionalità. Papa Francesco dice così. Penso che lo ricordiamo bene. Mi aspetto che cresca la comunione tra i membri dei diversi istituti. Uscire con maggior coraggio dai confini del proprio istituto per elaborare insieme, a livello locale e globale, progetti comuni di formazione, di evangelizzazione, di interventi sociali.
In questo modo potrà essere offerta più efficacemente una reale testimonianza profetica. La comunione e l'incontro fra differenti carismi e vocazioni è un cammino di speranza. E ancora Papa Francesco dice: attendo da voi quello che chiedo a tutti i membri della Chiesa, uscire da se stessi per andare nelle periferie esistenziali. Troverete la vita dando la vita, la speranza dando speranza, l'amore amando. Mi è sembrato importante iniziare con questo riferimento al Santo Padre, perché la semplice esperienza intercongregazionale di Norcia vuole essere proprio una risposta alle attese della Chiesa oggi. Mi sono interrogata, come penso già lo farete voi, sul perché di una scelta intercongregazionale. La scelta intercongregazionale pone la missione comune come centro di riferimento. Le differenze fra le diverse congregazioni vengono messe temporaneamente da parte e si assume un modo nuovo di essere vita religiosa oggi. I carismi sono visti come complementari nella missione di evangelizzazione e la caratteristica comune è quella di lasciarsi condurre dallo Spirito. Ancora, mi dicevo, la scelta intercongregazionale chiede di decentrare il carisma per focalizzarsi sulla missione, dicevamo. Il carisma, sì, deve essere ben curato, ma non deve essere messo in risalto. Ciò che importa è la missione per un popolo che è bisognoso. Da questo scaturisce una grande caratteristica attuale della intercongregazionalità, cioè la solidarietà con tutti coloro che soffrono. Infine, mi dicevo, anche se potrebbe essere un pensiero che fa capolino nelle nostre congregazioni, una scelta di intercongregazionalità va approfondita non perché stiamo invecchiando, stiamo diminuendo numericamente o perché viviamo la realtà della diminuzione delle vocazioni, ma perché sentiamo che gli scenari e i soggetti nuovi, concreti, ai quali siamo inviati, esigono da noi risposte nuove e nuove presenze. Ecco, vi dicevo prima, la comunità di cui vi porto la testimonianza questo pomeriggio è la comunità delle francescane missionarie della Chiesa. È un nome inventato, non esiste come congregazione, è la comunità che si chiama così. Ed è composta da 4 sorelle di 4 congregazioni diverse, tutte appartenenti al gruppo delle congregazioni francescane. È nata il 4 ottobre del 2020 ed è stata sollecitata e richiesta dal vescovo di Norcia, Monsignor Boccardo, che ha portato il grido di sofferenza della sua gente ferita dal terremoto del 2016, prima ad un incontro dell'USMI dell'Umbria nel maggio del 2018 e successivamente nel novembre del 2018 ad una riunione straordinaria del Movimento Francescano. Quindi è una comunità che nasce da un bisogno, la presenza di alcune religiose disposte a mettersi a fianco della gente colpita dal terremoto, per essere segno della prossimità di Dio con chi è nel bisogno. Una comunità tra la gente, quale segno di comunione, di fraternità, per esercitare il ministero della consolazione. Monsignor Boccardo diceva: una comunità che dica la presenza, la tenerezza
la sollecitudine della Chiesa e dei credenti nei confronti di queste persone che ora devono ricominciare da capo. Un percorso di ricostruzione umana prima ancora di ricostruzione materiale. Il Morefra si è impegnato ad avviare il progetto quando almeno 3 congregazioni avessero dato la disponibilità concreta, offrendo una religiosa per la fraternità intercongregazionale. E ci sono voluti 2 anni per arrivare a questo numero. Potrei suddividere in 4 momenti il percorso di questi 2 anni. Prima di tutto mi sembra che sia importante pensare, individuare il cammino della ricerca, il momento della ricerca. Una ricerca di Monsignor Boccardo, che ha bussato a parecchie porte prima di arrivare al Morefra, del Morefra stesso, nella ricerca di congregazioni che potessero rispondere, e poi nostra, cioè di ciascuna delle 4 congregazioni, che ricordo velocemente, le sore francescane missionarie di Susa, le sore francescane missionarie di Cristo, le suore francescane missionarie di Cristo Re e le piccole suore della Sacra Famiglia. Quindi ecco, una ricerca di Monsignor Boccardo, del Morefra, nostra, con la conseguente necessità, come dice il Vangelo, di sederci e valutare se si avevano i mezzi e le possibilità per rispondere in modo affermativo alla richiesta del Vescovo. All'inizio eravamo 2 congregazioni che, individuando in tale proposta una possibilità e una chiamata a vivere nell'oggi quanto la Chiesa ci chiede, hanno dato la loro disponibilità. Pur comprendendo e riconoscendo e sperimentando che l'attuale momento della vita consacrata non, e della nostra vita come istituti non è tra i più facili e i più felici. Ma ci sembra ancora che sia importante rimanere aperte a quanto il Signore ci propone. E quindi ci siamo dette, iniziamo il cammino, iniziamo questo viaggio, non sapendo se arriveremo alla meta che ci siamo prefissate, ma lasciando al Signore di condurci in questo cammino per il bene della Chiesa, delle popolazioni colpite dal terremoto e delle nostre famiglie religiose. Vabbè, chi c'è che per me? Questa ricerca è durata parecchi mesi. Ecco allora che è subentrata la tentazione di recedere da questo impegno. Infatti le sorelle che si erano rese disponibili per il progetto avrebbero potuto essere impegnate in altre comunità dei nostri rispettivi istituti. Al contempo ci sembrava si presentasse davanti a noi la possibilità di rispondere con coraggio a quanto la Chiesa ci stava chiedendo. Ma eravamo 2 congregazioni soltanto. Ecco che allora finalmente sono arrivate, come dono della provvidenza di Dio, altre 2 congregazioni che si sono unite a noi per riprendere un discorso che si era fermato e per certi versi arenato. Ci siamo fatti aiutare dall'esperienza di altri progetti intercongregazionali, perché iniziare una esperienza intercongregazionale, almeno questa è l'esperienza che abbiamo fatto noi, non è facile, non è immediata. È necessario un capillare cammino di preparazione fra gli istituti, non lasciando nulla all'improvvisazione e al non detto. Se iniziare un'esperienza di fraternità all'interno della propria famiglia religiosa richiede disponibilità reciproca, capacità di ascolto, capacità di uscire da sé e dai propri schemi in vista di un obiettivo comune, molto più ciò è richiesto
dall'apertura di una fraternità intercongregazionale. Per alcuni mesi, le superiori generali delle quattro congregazioni, unitamente alla presidente del Morefra e a una sorella individuata come referente per il progetto, si sono incontrate in piattaforma, perché quando abbiamo cominciato ad incontrarci eravamo proprio nel bel mezzo del lockdown e quindi non ci si poteva muovere di casa. Ma non abbiamo voluto lasciar passare altro tempo e abbiamo fatto ripetuti incontri in piattaforma per mettere in comune idee, timori, dubbi, speranze, che pian piano hanno trovato concretezza in un progetto apostolico comunitario comune. Siamo partite da quanto richiesto da Monsignor Boccardo e abbiamo cercato di declinarlo secondo le nostre possibilità e abbiamo individuato lo scopo della comunità: essere segno di comunione e presenza di speranza tra il popolo e offrire la nostra collaborazione nell'ambito della promozione umana e sociale, nella pastorale dell'evangelizzazione, nei diversi ministeri che si sarebbero resi necessari. La fraternità è una componente essenziale del carisma francescano. Quindi a tutte è sembrato importante tessere rapporti di conoscenza, di stima, di fiducia e di apertura fra le quattro congregazioni e fra le quattro superiore. Tra le quattro superiore e poi tra le sorelle che avrebbero composto la nuova fraternità. Ecco, insieme si sono prese del tempo per imparare a conoscersi meglio e per accordarsi sul modo in cui le sorelle avrebbero vissuto la vita comunitaria, mantenendo la convinzione che una fraternità testimonia non solo per quello che fa, ma anche per la sua vita vissuta nella fiducia reciproca, nell'amore, nella letizia, nel servizio e nella preghiera comunitaria. Allora, un passo in più, si arriva alla fondazione. La ricerca, la tentazione che fa capolino, finalmente si vincono le titubanze e si arriva alla fondazione. Man mano che procedeva la condivisione e si chiarivano quali potessero essere le finalità e gli obiettivi, i tempi, i mezzi, il luogo dove la fraternità avrebbe potuto essere costituita, la possibilità di sostentamento, nasceva la necessità di strutturarsi, costituendo due diversi livelli di coinvolgimento, un livello direttivo e un livello operativo. Ecco allora che sono nati due organismi diversi: il consiglio direttivo, formato dalle quattro superiori generali e dalla presidente del Morefra, e il consiglio operativo, composto da quattro consigliere, una per ogni congregazione, e la referente Morefra per il progetto. Sono stati presi accordi precisi in merito alla composizione della comunità, il tipo di missione, la durata del progetto, la convenzione con il vescovo del luogo, l'inserimento della comunità in un paese, in una parrocchia, l'aspetto economico, la formazione previa delle suore. Sì, perché le quattro suore, prima di iniziare la loro esperienza insieme, hanno vissuto un mese di formazione insieme. Ogni settimana, cioè una settimana per ogni congregazione, per conoscere carisma, spiritualità e tradizioni, ecco, delle rispettive comunità. Tutto questo è stato discusso anche con il vescovo di Norcia, dalle quattro superiori generali e dal consiglio direttivo. Gli aspetti concreti che si sono presi in considerazione sono stati: quali caratteristiche dovrebbe avere la sorella che individuiamo per un progetto di fraternità intercongregazionale? Come regolare i rapporti di queste sorelle con le loro rispettive superiori generali? Come si manterrà concretamente la nuova comunità?
E sarà necessaria una superiora o no? Con quali criteri sceglierla? Quanto tempo potrebbe durare il suo mandato? E poi tanti altri interrogativi. Il dialogo prolungato su questi aspetti è stato molto importante e proficuo per una crescente comunione e sintonia tra noi e anche per mettere sul tavolo comune le diverse prassi dei quattro istituti e cercare una modalità comune. Tale progetto è chiaramente un progetto di Chiesa. È un progetto del movimento francescano. Ogni congregazione si sente inviata ai fratelli di Norcia a nome di tutto il movimento francescano e ha chiesto e chiede anche a ciascuno di voi il sostegno nella preghiera. E anche il movimento francescano si è impegnato con qualche iniziativa a favore di questa realtà, perché possa essere segno della presenza di Dio Padre Onnipotente, provvidente e fedele in semplicità e letizia. Ecco allora che, superate tutte le titubanze, abbiamo detto, ho detto il 4 di ottobre del 2020, si è aperta questa comunità. Eravamo in pieno Covid e il Covid e le restrizioni che ne sono conseguite hanno messo e stanno mettendo a dura prova il progetto e la sua tenuta. Un conto è quello che si scrive su una carta, un conto è quello che si desidera e un conto è quello che poi nella realtà si riesce a fare. Le sorelle della comunità, stimolate dalla ricerca costante di vivere il mandato loro affidato, stanno cercando tutte le modalità per essere vicine alla popolazione, perché questo è il loro compito, essere accanto alle vittime del terremoto, quindi raggiungerle nelle loro abitazioni, parlare con loro, fermarsi ad ascoltare, tutto quanto non è possibile fare in tempo di pandemia. Quindi ecco, stanno cercando tutte le modalità per essere vicine alla popolazione e continuano con fiducia l'impegno di essere segno di comunione e presenza di speranza, pur cercando anche qualche modalità operativa concreta di collaborazione con la Chiesa locale e i diversi enti. Quindi si stanno aprendo alla Caritas, si stanno impegnando, stanno cercando di costituire un centro di ascolto legato alla Caritas, proprio per essere impegnate su più fronti accanto a questi fratelli. Credo, e penso che crediamo tutte, che il futuro della vita religiosa passi anche attraverso esperienze intercongregazionali di comunione tra diversi istituti, che pongano l'attenzione non tanto e non solo sulle diverse espressioni carismatiche, ma soprattutto sulla medesima matrice profetica, cioè testimoniare l'amore e le misericordie di Dio che continua a visitare il suo popolo che soffre. Grate a Dio per quanto compie nella nostra fragile umanità. Ci siamo affidate e continuiamo tutti i giorni ad affidarci all'intercessione di San Francesco, di Santa Chiara, dei nostri fondatori e fondatrici, per ottenere la luce necessaria per procedere nel cammino. La comunità ha vissuto già un anno da quando è stata costituita, più di un anno, e abbiamo detto che il tempo sarà di 3 anni. Vediamo che cosa il Signore riserverà a questa fraternità nei prossimi 2 anni. Grazie di cuore. Madre Simona, davvero grazie per questa testimonianza e mentre tu parlavi nascevano già tante domande, immagino anche nel gruppo che nascano così dei quesiti che poi possiamo esprimere dopo l'ascolto. Allora, giusto per usare al massimo il nostro tempo, io do la parola a Sor Charo. Allora, Sor Charo,
che già ha lavorato all'USMI. Due parole per presentarla. È nata addirittura nelle Isole Canarie, quindi insomma è adottata italiana, ma viene così, come ha detto il Papa, viene da lontano. A 13 anni è entrata come aspirante nella congregazione delle Suore Oblate del Santissimo Redentore. È quindi cresciuta nello spirito di questo carisma, che è accogliere e accompagnare le donne prostitute, facendo insieme a loro un cammino di liberazione evangelica e nell'impegno di cambiare il loro contesto di vita. Dopo la professione religiosa è stata inviata in Italia, dove vive dal 1977. La sua missione si è svolta prevalentemente nelle Marche, poi per un periodo nel Friuli, dopo ha fatto un'esperienza con una suora del Buon Pastore. In seguito, per 3 anni, ha prestato servizio insieme a suora Eugenia Bonetti nel settore della tratta, proprio nell'USMI nazionale. Da marzo del 2020, in collaborazione con le suore scalabriniane, lavora in un progetto di accoglienza di donne rifugiate e richiedenti asilo, nonché vittime della tratta, e anche accoglienza di suore uscite da varie congregazioni e che per motivi diversi non possono tornare nel loro paese di origine. Il progetto nel quale lavora, insieme alle suore scalabriniane dal 2020, è il progetto Taire Ghinai, se leggo giusto, ed è stato chiesto da Papa Francesco alla congregazione delle scalabriniane. Bene, lascio a Suor Charo la parola, e lei ci condividerà questa esperienza interessante. Allora, a Suor Charo la parola. Suor Charo, devi liberare il microfono. Hai il microfono bloccato. Ok. Ok, perfetto. Ringrazio Sor Pierina che mi ha invitato a condividere questa mia esperienza e chiedo scusa se non sarò così precisa come la madre Simona, siccome è generale lei sa fare le cose molto meglio. Sarò un poco così, un po' disordinata, però comunque è quello che io traggo dalla mia esperienza e con il tempo che ho avuto per prepararmi, anche se è da tempo che me l'hanno chiesto. In tempi come i nostri, dove nella società molta gente pensa solo a sé, quando dicono più prima noi, quando la prima preoccupazione è lo stare bene io e la mia famiglia, e se costruiscono muri non solo per non subire l'invasione, ma anche per non vedere il dolore degli altri, è buono che nella vita consacrata da un po' di tempo si incomincia a pensare in plurale, condividendo carisma e operando fianco a fianco tra congregazioni. San Paolo dice: sono molti i carismi, ma uno solo è lo spirito. A mio modo di vedere, questo è una grazia e credo che questa sinergia va a beneficiare non soltanto le persone destinatarie del nostro servizio, ma anche noi suore. Io penso che ci denudano, ci svuotano di tutto quello che è il nostro pensare moderno, è moderno, no? Perché oggi pare che le suore, se sono moderne, sono più attrattive. Invece, quando stai a contatto con il dolore, con la mancanza di tante cose necessarie nella vita, allora anche tu non puoi fare a meno che farti una domanda: e io chi sono? In primo luogo, mi sembra, almeno ho osservato,
che quando collaboriamo con altre suore è positivo il fatto che non sappiamo niente dell'altra persona. Esistono all'interno delle congregazioni pregiudizi che non cambiano né finiscono mai. Mi riferisco quando, ad esempio, è successo qualcosa o una persona si è comportata in un certo modo o ha fatto qualche cosa, si pensa, oh, la suora tale, la suora tale, e viene fuori tutto quello che è, non il positivo, ma tutto quello che è quel pezzettino che magari non è tanto... che non dà tanto, diciamo, tanto orgoglio alla persona e che in realtà a ripensarci si sente umiliata. E quindi tra di noi si perdono tanti di quelle capacità che potevano fare tanto bene proprio per i pregiudizi. E quindi quando ci troviamo con un'altra suora che non conosciamo, noi ci facciamo anche conoscere anche noi e quindi scambiamo le nostre esperienze dal profondo, perché quello che ho osservato pure nella vita religiosa è che tra le suore pochissime volte e poche condividono quello che è l'esperienza intima, l'esperienza spirituale, l'esperienza di quella pienezza per la quale tu sei a fare quel servizio, per quella chiamata. Non siamo molto date a fare questa condivisione. In primo luogo, no, già l'ho detto. E servire insieme permette che ci conosciamo di più, che ci vogliamo bene e che ci prendiamo cura a vicenda. È la mia esperienza. Io sono stata 9 anni a Cividale del Friuli e 5 di questi sono stata con una suora del Buon Pastore. All'inizio, insomma, lei è più grande di me, 14 anni, un po' di più, e un po' così ci sentivamo quasi così come io so fare meglio, oppure a me non mi chiedere questo perché io non lo so fare. Però vivendo insieme intensamente per 4-5 giorni che non avevamo ragazze, noi ci siamo conosciute, ci siamo volute bene, molto bene, e abbiamo imparato a conoscere, diciamo, le delicatezze dell'altra, i gusti, le preferenze. E quindi, tanto per dire una, ad esempio, io andavo alla messa prima di lei e lei si alzava presto, mi faceva il caffè perché io andassi alla messa dopo aver preso il caffè, e perché io non avevo tanto tempo perché uscivo presto. Quindi è una delle piccole cose. Però ci sono tantissime altre, e quindi penso che questo è anche dentro della vita, che è la vita comunitaria, la vita fraterna, e per me è stato molto importante. Conoscendo altri carismi, si suscita in noi una nuova sensibilità di fronte alle persone che hanno bisogno di essere curate da noi. In questo caso, noi oblate del Santissimo Redentore, voglio dire, in questa esperienza che adesso sto vivendo insieme alle suore scalabriniane da marzo del 2020, si suscita un'altra sensibilità di fronte alle persone che hanno bisogno di essere curate da noi. Noi oblate siamo state fondate per accogliere e accompagnare le donne prostituite, perché credo che non si capisce molto questa parola, prostituite, perché nessuna donna è prostituta. Nell'impegno di essere accanto a loro in un cammino di
liberazione evangelica e anche insieme a loro cambiare il loro contesto, il contesto nel quale loro si sono trovati a vivere una esperienza così dolorosa. Invece le suore scalabriniane che sono state fondate per fare servizio, per accompagnare pure le, i migranti, hanno altra sensibilità, dato che in questo momento le donne che si prostituiscono da più di 20 anni sulla strada e anche nel privato sono migranti, e si arricchisce la nostra, il nostro essere per le donne con quest'altra sensibilità che è quella di accogliere il migrante con questo, questo metterci accanto a loro, ma anche vivere con loro la, il loro disagio, la loro sofferenza. Ci tocca molte volte subire come loro questo disprezzo, anche questo rifiuto da parte della società e da parte soprattutto di certe politiche. Così anche con le suore che hanno dato la disponibilità di fare volontariato insieme a noi nella casa d'accoglienza, si condivide quello che loro fanno, ad esempio i malati, molte volte queste donne si ammalano e dobbiamo prenderci cura, e anche se non è il nostro, io dico per me, una cosa che sapevo sin da piccola è che io infermiera non volevo essere, il medico non volevo essere, per cui quando si ammalano faccio un poco fatica, però penso che a tutto questo il fatto di volerli bene, di soffrire anche insieme a loro di queste cose, ci mettiamo a disposizione, non vediamo quello che a noi piace o non piace, ma vediamo il bisogno dell'altra persona che ti chiede o non ti chiede, o che tu sai che ha bisogno di questo. Quindi anche questi altri carismi vengono condivisi e non so, e arricchiscono anche la nostra esperienza. Quello che diceva Madre Simona, insomma, è stata molto preparata, molto studiato e molto ben sistemato, diciamo, per fare un servizio alla comunità. Io purtroppo mi sono trovata sempre per caso, anche se nella mia congregazione ci sono altre esperienze, ad esempio a Madrid, dove hanno alcuna suora ha vissuto insieme ad altre suore in una casa d'accoglienza, sempre per questo, per il nostro, non per il nostro carisma, per carismi più o meno simili. Però io credo che il Signore si avvale da qualsiasi cosa per farci capire il bisogno che abbiamo le una delle altre. In tutti e due i casi, sia quando sono stata a Cividale che adesso, la mia congregazione ha assunto anche questa esperienza la stiamo vivendo insieme alle altre. Cioè insieme alla congregazione, ormai è informata del fatto che si sta facendo qui a Roma questa esperienza e non so, si vanno aprendo altri cammini. Io penso che ancora è soltanto all'inizio dell'esperienza e che si deve fare molto più, approfondire molto di più. Un'altra delle cose, no, mi pare che già l'ho detto, un'altra delle cose che ha detto Madre Simona è che non solo perché siamo pochi. Mi ricordo che essendo una giovane suora sono andata a fare un corso di formazione qui a, vicino al Vaticano, là, per via Cavalleggeri, e c'erano le suore, delle suore di Bergamo, mi ricordo, che mi hanno umiliato tantissimo perché ho detto
che con il tempo, dato che stavano diminuendo le vocazioni, con il tempo dovevamo riunirci per lavorare insieme. E questi mi hanno fatto tutta una storia. Non solo perché siamo pochi, però sì, l'essere pochi ci ha costretti a riflettere, a pensare in un altro modo. E quindi è bene che il nostro tempo, questo cambiamento di epoca, questo venir fuori di altri modi e di altri, cioè questo cambiamento non, magari non ci rendiamo conto, ma c'è molta gente che sotto non si vedono, o si vede il risultato, non si vede come loro vivono anche il Vangelo. Papa Francesco ce lo riconosce e ce lo dice molte volte, questo seguire Gesù. Cioè, Gesù è un po' quello che ci ha insegnato a fare il regno. E quindi io credo che se non è l'unico motivo per cui noi ci mettiamo insieme, sì che siamo costrette a aprirci agli altri e a vedere nell'altri casi che cosa si fa. Sarà che io sono un po' curiosa, però mi pare che deve essere proprio così. Io non so se dopo ci sono delle domande, però io penso che... Bene, grazie Sor Charo. Davvero, poi magari attraverso le domande possiamo completare meglio il quadro così di comprensione di questa esperienza religiosa di intercongregazionalità. Allora, possiamo passare alla nostra ultima parte, a Sor Eleia Scariot. Due parole per presentarle, poi diamo la parola. Sor Eleia è una suora brasiliana, scalabriniana. È stata direttrice di questo progetto Caire Dinai dal 2018 al 2021. Attualmente è la responsabile dell'ufficio comunicazione della sua congregazione, cioè delle suore missionarie scalabriniane. Nello stesso tempo sta facendo il dottorato nella Facoltà di Scienze Sociali all'Università Gregoriana. È una donna che ha molti titoli, ne elenco qualcuno. Ha già conseguito un master in Scienze della Comunicazione presso l'Università Vale do Rio dos Sinos in São Leopoldo, Rio Grande do Sul, in Brasile. Una specializzazione in lettura e produzione testuale presso il Centro Universitario La Salle a Canoas, in Rio Grande do Sul. E poi ha conseguito anche una laurea in comunicazione sociale, giornalismo, presso l'Università di Caxias do Sul, in Rio Grande do Sul. Bene, allora diamo la parola a Sor Eleia, che è la fondatrice di questa... di questo progetto, dove sta dando la sua presenza e il suo contributo missionario anche Sor Charo. Allora, Sor Eleia, la parola. Buonasera a tutte. Non so se mi sentite. Ok. Sì, sentiamo, Sor Eleia, sì. Okay. Grazie mille. Io parlo a nome di Sor Neusa, la nostra superiora generale, che vi saluta affettuosamente. E vorrei ringraziare innanzitutto dell'invito e anche dirvi che è stato un piacere partecipare a questo momento, a questo incontro, e anche mi sono arricchita tantissimo con l'esperienza della madre Simona e di Sor Charo, che lavoriamo in sinergia. E vorrei raccontarvi un po' dell'esperienza assieme a diverse congregazioni religiose nel progetto Caire Dinai, un progetto che, come lo sapete, è voluto da Papa Francesco, è nato a Roma nel 2018, come Sor Charo lo ha già detto. Alcune cose vi chiedo scusa perché forse ripeterò quello che Sor Charo
ha già detto. Comunque, ma abbiamo questa esperienza di lavorare insieme con altre congregazioni in questo progetto. E... Scusa sorella, Eleia, forse se ci puoi dire davvero qualche cosa dell'esperienza soprattutto intercongregazionale, cioè di come ecco, state lavorando insieme in sinergia in, diciamo così, in questa bella sinodalità, congregazioni diverse. Questo è davvero quello che in qualche modo desideriamo un po' intuire. Bene, bene. Grazie. Sì, ma Sor Pirina, io allo stesso tempo non vorrei nominare le congregazioni perché sono tante e non vorrei dimenticare. Forse una o l'altra nominerò, ma mi dispiace perché ci sono tante congregazioni che partecipano a questo progetto fin dall'inizio, perché così è stato anche voluto da Papa Francesco che ci fosse questa sinergia, questa collaborazione con altre congregazioni femminile. E quindi anche vorrei sottolineare che la struttura attuale dove si svolge il progetto, rivolto a donne rifugiate anche con bambini e a donne migranti in situazioni di vulnerabilità, appartiene alle suore del Sacro Cuore di Gesù, alle suore cabriniane. Sì, allora come dicevo, diverse congregazioni ci aiutano a realizzare questa missione. E quello che è bello, secondo me, è che le suore mettono a disposizione le proprie risorse. Con tanto amore, con tanta tenerezza, ho osservato questa disponibilità, questa gioia, questa sinergia delle suore, delle diverse congregazioni che partecipano al progetto. Certo che abbiamo una realtà nei primi due anni, diciamo così, prima della pandemia, e poi abbiamo vissuto un'altra esperienza diversa. E certo, e questo anche ci ha messo in una situazione che siamo dovuti a essere molto creative per portare avanti questa missione, anche come ha sottolineato Madre Simona, perché non è semplice lavorare in questo periodo, lavorare con persone anche che vivono nella struttura, diciamo così, è una grande sfida, veramente. Ma c'è molta gioia, questa collaborazione, dico anche personalmente, una gioia grandissima. Questa apertura intercongregazionale anche può essere anche un piccolo segno profetico. Sì, perché viviamo la comunione tra i diversi carismi, creando sinergia e lavoriamo insieme nella Chiesa, nella società attuale. Questa è una cosa veramente molto, molto bella. E vorrei anche ripetere anche quello che Sor Charo ha detto precedentemente, che lei è arrivata quando è scoppiata la pandemia e per noi è stata un'esperienza bellissima anche, perché quando non si poteva uscire, allora Charo era lì presente con le donne in quel momento. E io ero quella che uscivo per fare le spese, quello che serviva, per fare tutte le cose che servivano comunque, perché abbiamo scelto e organizzato in questo modo. Ma lavorare insieme è allo stesso tempo una sfida, ma si impara tantissimo. E dico, la diversità anche ci insegna tanto. E in questo lavoro con diverse congregazioni anche, che se nate con carismi specifici, ci relazioniamo anche tra di noi per rispondere alla missione, a una missione comune nella Chiesa e nel mondo di oggi. Perché anche se noi siamo state fondate dal Beato Scalabrine per accompagnare i migranti, inizialmente i migranti italiani nel 1895, allora noi diciamo
dal 1895 ci prendiamo cura dei migranti. Poi nell'ultimo capitolo noi abbiamo fatto la scelta di lavorare specificamente con le donne e con i bambini. Lavoriamo anche con altre categorie di migranti e rifugiati, ma a Roma noi abbiamo questo lavoro e in diversi paesi anche abbiamo centri, progetti, centri di accoglienza dove lavoriamo con donne e con bambini, migranti e rifugiati. E la nostra esperienza di lavorare con altre congregazioni anche è un'esperienza che noi la viviamo anche in altri paesi. Creare questa relazione tra le congregazioni è un segno di una chiesa in comunione. E dicevo, l'esperienza di realizzare la missione insieme con altre congregazioni per noi è una ricchezza molto grande. Noi abbiamo questa esperienza in Brasile, in Messico e in altri paesi. Comunque come esempio questi paesi e recentemente anche a Cabo Delgado in Mozambico, dove voi sicuramente avete sentito parlare la situazione drammatica che c'è in quella realtà, nella diocesi di Pemba. E lì noi lavoriamo anche in sinergia insieme ad altre congregazioni, perché realizzare una missione insieme, come anche la Madre Simone Suor Chiara hanno detto, è una forma di sinergia. Io direi anche è contagiosa per la società, che ha tante difficoltà nel costruire relazioni tra persone e anche nazioni. E noi in questo senso siamo chiamate ad essere un segno profetico nella Chiesa e nel mondo. Questa esperienza anche ci insegna che da sole non abbiamo grandi capacità, ma insieme possiamo veramente fare la differenza, anche a livello mondiale. Perché anche sappiamo che seguire Cristo e il suo Vangelo significa prenderci cura di coloro che soffrono, di coloro che migrano, che cercano rifugio, protezione. E per quello anche, insieme ad altre congregazioni, noi lavoriamo cercando di mettere in atto i quattro verbi presentati da Papa Francesco: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. E, è veramente una grande sfida. E nel progetto Caire Ghinai a Roma, il lavoro più grande è, diciamo, che si realizza, certo, i verbi, tutte le attività vengono realizzate, sviluppate in sinergia, perché quando noi accogliamo, anche allo stesso tempo stiamo promuovendo e stiamo proteggendo le persone. E poi la grande sfida è l'integrazione nella società. E quella noi possiamo e cerchiamo di fare sempre in sinergia con tante altre persone con cui lavoriamo in una rete più ampia, con altre congregazioni, altre persone che lavorano con migranti e con rifugiati. E per noi anche accogliere in ogni donna che noi accogliamo, noi stiamo accogliendo il proprio Cristo che bussa alla nostra porta. E questo anche significa prendersi cura di queste persone. È Gesù in questo mondo, è Gesù concreto, reale, in questa realtà che noi accogliamo, queste persone che sono dovute scappare da guerre, da violenze, da diverse situazioni, dalla povertà. Comunque sono diverse le realtà che noi conosciamo. E lavorare anche con e per i migranti è una grande sfida e una missione di tutta la Chiesa. E oggi molte congregazioni prendono cura di donne, bambini, migranti e rifugiati.
anche se non è il carisma specifico, ma è una missione della Chiesa. In questo senso siamo tutti invitati a collaborare, a lavorare in sinergia. E poi penso che sì, è più o meno questo, un po' un riassunto, direi, di questa esperienza, che è un'esperienza molto bella, lavorare insieme ad altre congregazioni e avere questa, questo modo di camminare insieme, perché all'inizio di ogni fenomeno c'è sempre la relazione. La relazione è fondamentale nella società, nella vita e anche in ogni realtà dove noi siamo. E comunque per questa ragione penso che il lavoro che si svolge con altre congregazioni è un'esperienza che merita essere raccontata e condivisa come stiamo facendo oggi e in questo momento. E vorrei ringraziarvi, era questo che volevo dirvi, e poi se ci sono domande o se qualcuno vuole qualche chiarimento o qualcosa che non è stata detta in un modo chiaro, comunque sono a disposizione. Grazie mille. Grazie davvero, sorella Leia, di questa condivisione di vissuto, e ancora un grazie anche a Suor Charo e a Madre Simona. Adesso noi possiamo prenderci un tempo buono per così esprimere delle considerazioni, qualche riflessione, porre qualche domanda, perché mi sembra che degli spunti ne abbiamo ricevuti molti. A me ha colpito e mi ha fatto molto piacere sentire e risentire, perché non è nuovo, no? Però sentire e risentire dal vivo come forse davvero questa strada di intercongregazionalità è uno degli aspetti di profezia importanti oggi nella Chiesa e al quale il Papa ci sollecita e ci invita. E poi bella la sottolineatura di Suor Charo che diceva sì, è vero che la ragione di tutto questo non è perché siamo povere e poche, anziane, però di fatto questa è una provvidenza di Dio che ci ha messo in movimento. Mi sembra di aver capito così. E poi la cosa che ho colto come molto significativa è che alla fine la comunità e la comunione dentro a diciamo, un gruppo intercongregazionale si fa davvero attorno alla missione, nella forza della missione, nella potenza della missione, come espressione della missione della Chiesa. Allora, così, giusto per dire qualche cosa e di aprire il dialogo tra tutte le partecipanti e le nostre tre relatrici. Allora, possiamo dare la parola. Chiedo a Sorazia se lei giostra il dare la parola a chi la chiede, per chat oppure in diretta. Sì. Sì, se qualcuna vuole scrivere in chat, recuperiamo poi le domande in chat. Diversamente, in modo così molto molto semplice, potete attivare il vostro microfono e chiedere la parola o alzare la manina gialla, come si dice. Ok. Chi comincia? In chat ci sono per adesso soltanto ringraziamenti per le testimonianze incoraggianti e le condivisioni edificanti. Beh, bello, perché che danno coraggio vuol dire che quindi partirà anche qualcosa, qualche altro movimento. Edificanti, e, insomma, non solo perché è il buon esempio, ma perché ci chiamano a costruire qualcosa magari. Allora? Non so, io non ne ho, l'unica che oso chiamare Marta. No, non so Marta se vuoi. Suor Carmelita Reges che ha, si è prenotata. Ah sì, non la vedo. Ha alzato la mano, vedi? Ah, ho capito, una mano. Allora, do la parola a Suor Carmelita. Sì, buongiorno a tutte.
Sì, buongiorno. Ok, adesso ti vedo, ok. Sì, vai. Ok. Sì, mi è piaciuto molto quello che dicevano l'aspetto di vedere il fatto di essere poche come segno di provvidenza. Sì, perché certamente, almeno io fino adesso lo vedevo piuttosto negativo, no? Invece, guardandolo desde questo punto di vista, mi sembra molto una gran consolazione, perché ci apre verso l'altro, ci apre anche ad accogliere l'altro, sì? E certamente queste prime esperienze che si stanno facendo di intercongregazionalità ci fanno aprire gli occhi, ma anche i cuori, sì? Per fare delle esperienze belle come stanno facendo le sorelle, no? E soprattutto mi è piaciuto molto l'aspetto che diceva, non mi ricordo chi, no? ma il fatto di che è lì dove mettiamo a disposizione tutte le nostre risorse. Cioè, mi incontro, ma metto a disposizione tutto. Grazie, Sor Carmelita, che ha rotto il ghiaccio. Suor Luigia, la manina gialla. Ok, sì. Suor Luigia, allora, puoi prendere la parola. Sì, ringrazio delle esperienze condivise. Io sono sorella delle povere serve della Divina Provvidenza di Verona, da poco rientrata da fuori, ecco. E, però anch'io penso che la ricchezza dell'essere piccole, cioè non è una, diciamo, una penalità, ecco, nella vita consacrata, ma è forse riscoprire una qualità di relazione tra di noi anche a livello intercongregazionale. E ho avuto la stessa esperienza in giro per le missioni, in realtà veramente dove non, cioè, devi per forza, non hai risorse e siamo in poche, per cui ti metti insieme per costruire e servire, ecco. E la cosa che ho sempre trovato in comune è il discorso del Vangelo, no? Per l'altro, per il bene comune, ecco. E questo per me è risentire queste testimonianze e rimette in luce anche che questa cosa si può fare qui in Italia, mentre a volte si pensa che sia solo una priorità del mondo missionario, ecco. Grazie, Sor Luigia. C'è un intervento scritto in chat di Madre Paola. Dall'esperienza fatta, quali caratteristiche importanti deve avere una sorella per fare questa esperienza di intercongregazionalità? Qui domanda diretta, credo, a chi ovviamente ha raccontato l'esperienza, no? Madre Simona, magari puoi cominciare tu. Sì, grazie. Ce lo siamo chieste, come dicevo prima, no? E noi ci siamo date questa risposta, poi penso che possiamo arricchire la risposta con le voci di altre. E deve essere una sorella che ama la sua vocazione, e che è ben inserita e ben integrata nella propria congregazione, quindi non ha bisogno di andare a cercare altre esperienze perché non è soddisfatta e contenta all'interno. E umanamente sa adattarsi, ha capacità di adattamento e quindi anche così non ha grandi necessità e grandi bisogni. È una persona che ama la missione, che ama il condividere con gli altri e quello che il Signore le chiede di dare. Insomma. Queste erano le caratteristiche che ci venivano in mente quando ce lo siamo chieste. Madre Simone, in questa si è aggiunta una domanda in questa domanda. Le caratteristiche della suora superiora, ovviamente non in generale, ma di questa comunità.
Noi ce le siamo fatte quando, allora, quando abbiamo cominciato. È stato molto bello il dialogo fra noi quattro, perché era un dialogo molto franco. Avevamo la fortuna e sfortuna di essere davanti a uno schermo come in questo momento. Quindi la mediazione dello schermo da una parte inibisce, ma dall'altra ti rende molto più libera di dire quello che... E allora tra noi quattro ci siamo chieste, tra queste quattro sorelle che abbiamo a disposizione, nome e cognome di ognuna delle quattro sorelle che ognuna metteva a disposizione, chi ci sembra che possa essere adatta per fare un servizio, per vivere un servizio del genere? Allora abbiamo cercato anche lì una sorella che abbia comunque un po' di capacità di organizzazione, di stare a capo di una piccola fraternità, che un po' che abbia le caratteristiche di cui parlavamo prima, che non sia alla ricerca di un primo posto e che senta in sé la gioia di potersi mettere a disposizione. Ecco. Quindi ognuna diceva, ma io vedrei che no. E ognuna diceva, insomma, i motivi dei pro e contro della propria sorella, insomma, con molto rispetto della persona, ma anche mettendo sul tavolo le difficoltà. O questi erano gli aspetti sui quali puntavamo. Una vita, cioè un amore al proprio carisma, al proprio essere piccola suora piuttosto che francescana di Cristo Re e così via, e senza per questo doverlo a tutti i costi mettere al primo posto. Ma quindi capacità organizzativa, quindi capacità di mettere in comune le risorse, i doni, le qualità di ciascuna senza primeggiare e non essere alla ricerca del primo posto, ma del servizio, mi pare. Grazie, Madre Simone. Se c'è una domanda a viva voce, diamo la precedenza, se no abbiamo altre due domande in chat. È solo per variare un po'. Marta, tu che hai gli occhi da lince, perché vedo che vedi prima di me, ma non vedi neanche tu, vero, mani alzate. Allora, in chat ci sono due... In questo momento mi pare di no. No, ecco, anch'io non vedo. Ti posso? Allora, posso? Posso, okay. Puoi? Sì, puoi. Ecco, Suor Fedora. Sì? Legata dell'USMI nella diocesi Cesena-Sarsina. Ho seguito con interesse, ringrazio già prima, ringrazio per queste condivisioni edificanti. Ho una domanda che farei anche a tutte e tre. Mi è piaciuto così anche che Madre Simona abbia evidenziato questi passaggi per arrivare a questo progetto, no? Questa condivisione. Mi ha colpito in modo particolare all'inizio quando diceva praticamente, vediamo se lo recupero, che l'ho sottolineato prima, diceva, va bene, dobbiamo aprirci, lavorare in sinergia, sì, aprirci allo spirito, no? Lasciarsi condurre dallo spirito. A me piacerebbe sapere, sì, al di là così dell'organizzazione, degli incontri delle madri, delle caratteristiche e quant'altro, sentire l'esperienza di queste sorelle, come poi praticamente nella quotidianità loro, come dire, proprio alla luce del cammino sinodale, no? Si sono lasciate, passatemi questa parola qui, no? Passate in dissolvenza l'una con l'altra, no? Come quando nel film si passa da una scena ad un'altra, no? Si va in dissolvenza. Così una con l'altra, passare in dissolvenza per far passare lo spirito che in quel momento lì, in quel frangente, per i bisogni delle persone alle quali sono state mandate, no?
come hanno vissuto questo? Ecco, grazie. Prima di darti la parola, Madre Simone, ci sono altre due domande, le vediamo subito in chat, così vedi. Una delle figlie della Chiesa diceva, si è parlato anche di formazione, in che cosa consiste concretamente, modalità, contenuti, e Sor Tiziana che chiede invece qualche chiarimento sulla vita fraterna. Beh, la parola a Madre Simona, ma ovviamente poi possono interagire anche Ciaro e Soreleia. Ok. Parto io e poi lasciamo la parola a Sor, non so, oppure facciamo il contrario, visto che io ho già parlato. Cosa dici, Sorazze? Sì, possiamo anche fare il contrario. Ok, allora Sor Ciaro, Soreleia, e poi Madre Simona fa un lavoro di sintesi sulle domande che ho letto. Ciaro, cominci tu? Però togli il microfono, non togli, cioè attiva il microfono. Okay. Se mi ripete per favore qual è la domanda? Una era sulla formazione, che questo forse... Sì, sono quelle, esatto. L'altra è sulla, sì, una era sulla formazione, forse questo sì era. E l'altra era qualche chiarimento sulla vita fraterna. Ecco, la vita fraterna, cioè si parlava pure delle capacità. Io non ho delle capacità particolari. Questo lo devo dire. Però io credo che è molto importante essere se stessi. Cioè, diceva Madre Simona molto bene quando diceva la superiora non deve essere una persona che vuole primeggiare, che vuole essere al di sopra delle altre. E essere me stessa e poi quello che sono, voler bene l'altra, essere attenta al bisogno dell'altra, indovinare alle volte quali sono i sentimenti che per lei passano, un momento di tristezza, di scoraggiamento, cioè alle volte, non so, o dare un abbraccio, o dare coraggio, oppure servirle, perché alle volte si sente stanca, ha bisogno di essere come coccolata. Io penso che la fraternità è proprio come si fa a casa, con i fratelli, con le sorelle, cioè che c'è l'amore tra i fratelli, e quindi siccome c'è l'amore, si indovina quali sono i bisogni dell'altro. Io non mi pare che ci siano altre cose. Sor Ciaro, tu prima avevi detto un'espressione che mi sembra molto significativa al riguardo. La cura le une delle altre. Infatti. Ecco, avevi proprio usato questa parola, no? Sì. Una fraternità dove si esprime la cura le une per le altre. E questa è la mia esperienza, perché qua io non vivo con le suore scalabriniane. Da una parte, io dalle suore scalabriniane quello che ho ammirato molto è l'umiltà di accogliermi, perché avevo un'esperienza sulle comunità, sulle case d'accoglienza. E quindi questo dire, tu in questo forse ci puoi dare una mano, a me pare una grandissima cosa. Forse era il momento in cui io stavo e ho gradito molto questa accoglienza. Però quando sono stata a Cividare sono state degli anni indimenticabili, tanto è vero che io quel posto, quelle persone, quella suora che ieri ha fatto gli anni, ci siamo sentite, ormai ha 86 anni, non so, è rimasto dentro come qualcosa l'una dell'altra. Non so, ci siamo prese cura anche del fatto che molte volte nelle famiglie, cioè la sua famiglia non tanto, però sì, venivano a trovarci, però la mia famiglia le ha accolto a casa nostra, alle Canarie. Cioè, eppure quando chiamano, quando ci sentiamo, sempre c'è una domanda per quella suora che già è tanti anni, perché l'esperienza è stata dal 98 al 2007.
Quindi sono tanti anni da quando abbiamo finito, eppure rimane questo nostro volersi bene. È qualcosa che non finisce. Allora, Sor Azia sta parlando, ma è senza microfono. Allora diamo la parola a Sor Eleia. Sì, cioè, per non disturbare, anch'io mi ero tacciata. Sì, diamo la parola a Madre Simona comunque adesso, poi andiamo. Allora, è molto bello quello che ha detto Sor Chiara rispetto alla vita fraterna. Non penso che ci sia molto di più da aggiungere, nel senso che anche per noi a Savelli e in Orcia l'esperienza è un'esperienza di una piccola fraternità di quattro suore che prima di tutto che imparano a conoscersi. La prima cosa che hanno dovuto fare è stato passare da un mese di formazione con tanti contenuti che passano e un po' di vita comune, ma poca, e a un vivere in una casa quattro persone che fino a quel momento non si conoscevano. Ma ciò che abbiamo visto quasi da subito è la grande accoglienza reciproca. Questa sorta di tenerezza le une nei confronti delle altre, perché tutte si sta vivendo un po' il disagio degli inizi, e l'aiuto reciproco nelle cose più semplici. Ad esempio, una delle tre non aveva mai fatto da mangiare perché nella sua comunità aveva la cuoca, e quindi nelle comunità dove è stata sempre in comunità grandi perché aveva insegnato, e quindi non aveva mai... E quindi si sono aiutate reciprocamente tra un po' il cellulare e un pochettino la sorella di fianco, si sono aiutate insieme, e questo è proprio il prendersi cura le une delle altre, delle fatiche delle une delle altre. E, visto che ho la parola, rispondo a chi chiedeva qualcosa riguardo alla formazione. È stato un mese. E ogni settimana nella casa madre, casa generalizia di ogni congregazione, nella prima settimana le suore sono state accompagnate da due psicologi che parlavano dei traumi in seguito ai grandi disastri che ci sono, quindi che cosa può capitare nelle persone nel momento in cui si trovano a vivere una realtà come un terremoto. E nella seconda settimana invece sono state aiutate le suore a entrare nella dimensione ecclesiale, quindi cosa vuol dire una comunità intercongregazionale che vive a servizio di una missione, che pone al centro una missione e quale missione. Nella terza settimana hanno proprio vissuto un accompagnamento a livello umano, quindi una formazione a livello umano, umana, più personale, ecco, quindi far emergere quelli che possono essere valori, bisogni, emozioni, paure, tutto quello che può esserci legato a partire con un'esperienza nuova. E l'ultimo aspetto più legato alla dimensione francescana e biblica contemporaneamente, con un frate francescano appunto. E poi hanno vissuto l'esperienza, per concludere, l'esperienza di una settimana di esercizi spirituali loro quattro insieme. Quindi i contenuti erano questi. Poi accanto all'offerta di contenuti, secondo questa scaletta che ho appena detto, ogni congregazione si impegnava nella modalità che vedeva meglio, come poteva, a presentare il carisma. Quindi presentare carisma, spiritualità, luoghi di fondazione, i propri fondatori,
a fare anche una gita, un'uscita. Tutte e quattro le congregazioni hanno la casa madre in luoghi bellissimi, quindi non era difficile trovare un luogo dove poter andare a fare un'escursione, perché anche i momenti di fraternità sono quelli nei quali ci si conosce di più, che stando attorno a un tavolo ad ascoltare qualcuno. E per quanto riguarda, e poi mi zittisco, per quanto riguarda quello che chiedeva Sor Fedora, della vita nello spirito, ecco, penso che l'esperienza che abbiamo fatto noi prima e che stanno facendo le quattro sorelle adesso è proprio un lasciare che sempre di più il Signore e la sua parola, l'azione dello Spirito, sempre più traccino il cammino, perché quello che noi avevamo in mente prima di cominciare non è ciò che nella realtà è possibile fare. E quindi è proprio vero che noi andiamo con i nostri progetti e il Signore poi arriva con i suoi. Quello che mi pare, Suor Loretta, che è la suora delle piccole suore, che fa parte della comunità, quello che ci dice Suor Loretta è proprio questo, che molto spesso, praticamente ogni giorno, si ritrovano insieme per chiedersi che cosa oggi il Signore ci chiederà, che cosa oggi il Signore vuole da noi. Molto semplicemente, cioè anche brontolando perché non passa mai il virus, brontolando perché non si può andare a trovare, cioè molto semplicemente, non, però mi pare che questo sia qualche cosa che le sta abitando in questo tempo. Basta. Grazie Madre Simona. Pierina, chiedo solo a te, che hai ovviamente in mano il timone. C'è una manina stare, sì, ma il discorso dell'orario, cioè sì, apriamo allora, ancora possiamo altri... dare la parola forse all'ultimo intervento? Ok. Allora c'è una manina gialla al numero 2000. Sì. E... sì, sorella, noi vediamo solo un numero, 268023, comunque vediamo lei. Semplicemente una domanda diretta a Madre Simona. Perché una congregazione dovrebbe scegliere di fare questa esperienza? Grazie. Domanda diretta, risposta diretta, Madre Simona. L'ha detto lei prima. Perché è una bellissima esperienza che fa crescere. Fa uscire dai propri piccoli o grandi problemi che si ha all'interno della propria famiglia religiosa per accorgersi che esiste una chiesa e un mondo che sono molto più grandi dei nostri problemi, delle nostre fatiche, delle nostre difficoltà. E che è insieme che si cammina, ma da soli stiamo scoprendo che non si va da nessuna parte. Cosa dice quel detto africano? Che da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. E quindi penso che è questo quello che ci sta animando. Grazie Simona. Abbiamo lasciato indietro una domanda che era scritta nella chat di Tatiana, di Sor Tatiana, a cui mi sembra che però un po' Charo abbia risposto, cioè chiedeva se il progetto Kaire Gyunai è un'esperienza anche intercongregazionale, anche nel senso comunitario, e se anche insieme alle donne migranti, cioè è un'esperienza di comunità, ma tu hai già detto che di fatto non siete lì una comunità di sorelle, vero? E quindi hai già dato un segnale. E con le donne migranti avete ospiti, condivisione. Per rispondere, Charo, togli la barretta rossa del microfono. Non mi ricordo mai. Allora... prima pure ho visto che chiedevano l'età, io ho 71 anni, quasi 72. Sì, c'è una domanda finale a cui avremmo poi. Poi, io da marzo dell'anno del 2020 a quest'anno a luglio, io sono stata lì giorno e notte, io ho vissuto in quella comunità con le donne. Poi
Adesso sono nella comunità delle mie suore, però io vado tutti i giorni là all'accoglienza e le mie consorelle in questo momento, cioè purtroppo per malattia non si può ancora come si dice, dare qualche servizio, però abbiamo tutta l'intenzione di almeno due suore impegnarci bene in quella comunità. Ok. Ecco. Grazie, Charo. Sì, forse così, no? È da mettere in evidenza la diversità delle due esperienze, no? Una, diciamo, punta di diamante, ma nel senso è l'esperienza forte che ha richiesto ovviamente tutto un cammino, il coinvolgimento degli istituti. L'altra è un mettersi insieme per dare una risposta molto significativa a un bisogno, no, che esplode. E quindi è chiaro che le dinamiche sono diverse. Sì, c'era la domanda sull'età. Possiamo sapere l'età delle suore? Io le dico sempre perché non me ne si diano di più, però non so. No, la mia, ma io non faccio parte di questo progetto. Non so, Simona, se vuoi dire allora, più o meno. Nella comunità di Norcia non ci sono sorelle giovani. Adesso è molto variabile, no? Sì, è difficile capire, ma comunque hanno più di 70 anni tutte. Ecco. Non arrivano agli 80, mi pare, non arrivano agli 80, però... no, forse no, aspetta, solo Retta ne ha di meno di 70. Insomma, andiamo dai 65 ai okay. 70 e qualche cosa. Non ci sono giovani perché con un'altra caratteristica che una scelta che abbiamo fatto tra noi quattro, poi è opinabile, era che non era bene non ci fossero giovani, nel senso che ci sembra, poi è tutto molto anche questo da verificare, che chi ha qualche anno in più abbia anche una maggiore stabilità, una maggiore autonomia e una maggiore responsabilità dettata da un'esperienza prolungata all'interno dell'istituto. E quindi vivere comunque lontani, facendo riferimento alla propria congregazione, ma in modo diverso che come siamo abituati nelle nostre comunità, richiedesse anche un grado di responsabilità e anche un'età diversa, una maturità diversa. Quindi sono tutte da una certa età in su. Grazie, Madre Simona. Pierina, a te sì, adesso. Grazie. Allora, penso che possiamo andare verso la conclusione di questo incontro. Con tanta gratitudine alle nostre tre relatrici per la condivisione ricca e che anche ha suscitato dentro di noi tanta gratitudine a Dio. Gratitudine allo Spirito perché suscita nel cuore delle persone, delle congregazioni, delle madri generali, insomma anche questi pensieri di profezia e questa obbedienza anche a un cammino di chiesa, perché io penso che anche questo è molto importante, un'obbedienza a un cammino non solo allo Spirito, ma anche che si esprime nelle parole di Papa Francesco. Quindi davvero grazie a tutte le partecipanti. Ed è stato anche tanto bello vedere come la potenza, ripeto quello che dicevo prima perché mi sembra tanto importante, la forza e la potenza della missione che ci è stata affidata è capace anche di creare comunione tra di noi. E bene, allora ci proiettiamo già per il prossimo incontro. Dottor Pierina? Sì? Credo che sia una cosa bella poter anche dire... Sì? Che in questa sensibilità che sta nascendo si sta formando una mentalità più chiara sul senso della vita religiosa, in quanto la vita consacrata è il carisma. E poi tutte le nostre, quelli che noi chiamiamo carismi, sono le diaconie che danno il colore allo stesso carisma. Certo. Per cui ci sentiamo. In questo modo riusciamo a renderlo più visibile al mondo, il senso della vita religiosa. Ognuno col suo colore, quindi ognuno con la sua diaconia, mettendoli insieme e favorendo un cammino di chiesa, ecco, più sinodale, camminare insieme, come dice il sinodo, no? Sì. Sì, sì. E all'inizio, Madre Simona, del tuo intervento, mi pare che una delle cose che hai detto, me l'ha richiamata adesso Marta,
il decentramento dal proprio carisma, no? Che è proprio il contrario che abbandoniamo, no? È proprio è ritrovarlo, ma in uno splendore, insomma, diverso. Quindi, nel giusto posto, grazie Marta, nella giusta collocazione. Grazie, non c'è Marta, niente da difendere, ma esatto, tutto da costruire insieme. Allora, Pierina, dici grazie, sì. Allora, fioccani soltanto... grazie, frocche, fioccani grazie, e quindi vuol dire che abbiamo vissuto un bel momento insieme. Eh? Certo. E il nostro, insomma, sono le nostre piccole esperienze di sinodo dal basso, diciamolo, facciamolo sapere al Papa. Diciamo, guardi che noi ci stiamo avviando a vivere l'esperienza del sinodo dal basso. Grazie, certo, di cuore a Madre Simona, a Suor Ciaro, a Suor Eleia, che credo non sia più connessa perché non è più, non l'abbiamo più vista, probabilmente l'abbiamo impegnata, e grazie a tutti voi che avete partecipato. Ecco, e alle... sì, grazie, io ricordo solo, Azia, è la data del prossimo incontro. Non ancora connessa. Ecco, la data del prossimo incontro, allora, è il 25 febbraio. Sì. E il tema, diciamo, dentro il tema declinato dentro al grande tema è chiamate a testimoniare la bellezza della comunione nella diversità, e ci accompagnerà in questa riflessione niente meno che la madre generale di Suor Azia. Ah, un'altra Simona, ma si conoscono le due Simone. Corrado. Ecco, della... si conoscono, si conoscono. Bene, allora ancora grazie a tutte e grazie di cuore. Dal 25 di febbraio. Va bene, ci sarò come uditrice attenta. Ah, ciao a tutte, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Un saluto da Suor Rosaria. Grazie, grazie mille, alla prossima. Buona serata. E buon 2 febbraio, è buon 2 febbraio, noi ci siamo. E grazie anche che ci hai. Grazie mille, grazie alla nostra tecnica come supplente. Ringraziamo per il presidente. Ciao Elena. Buonasera. Grazie. Ok, posso chiudere, Pierina? Posso usare il mio potere magico? Ciao carissima. Va bene, grazie di cuore. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, ciao. Piccole file di testa. Adesso andiamo a vedere cosa succede nella nostra Italia. È Nadia, vero? Nadia. Nadia dal Perù. Sì, allora saluto a tutti. Dov'è che la vedi che io non la vedo, Nadia? Ciao, ciao, grazie, ciao, grazie, grazie a tutte quante, ciao Nadia, ciao, ciao, ciao. Qui c'è anche una Guadalupe, Elisabeth, grazie, grazie.